Carissimi confratelli, sorelle saveriane e giuseppine, laici saveriani, familiari, benefattori e amici tutti. La celebrazione del Natale ci dà l'occasione per incontrarci come famiglia in questa modalità online e poter così scambiare gli auguri propri di questo periodo natalizio. Il mese scorso, pensando a questo messaggio, ho incontrato un versetto della lettera di San Paolo ai Romani e subito ho pensato che sarebbe stato bello condividerlo con voi tutti in questa occasione. Dice così: se nel tuo cuore credi che Dio ha risuscitato Gesù dai morti e con la tua voce dichiari che Gesù è il Signore, sarai salvato. Erano passati appena 25 anni dalla morte del Signore Gesù quando San Paolo scrisse la lettera alla comunità cristiana che era a Roma. Lui, ebreo e fariseo, che mentre perseguitava i cristiani si era incontrato con il Signore nel cammino di Damasco, afferma con determinazione la fede nella risurrezione del Signore Gesù e dice che nel momento in cui uno accoglie Gesù come il Signore della vita, è salvato. E questo è il nucleo centrale del messaggio missionario: annunciare, proclamare e testimoniare che Gesù Cristo, il bambino nato a Betlemme, è risorto, è vivo. Chiunque lo accoglie nella sua vita, indipendentemente dall'origine geografica o culturale, vive eternamente, diventando così una persona nuova che ha come casa il mondo e come famiglia l'umanità. Ma, continua a dire San Paolo, come potranno credere in Lui se non ne hanno sentito parlare? E come ne sentiranno parlare se nessuno l'annunzia? E chi lo annunzierà se nessuno è inviato a questo scopo? La fede dipende dall'ascolto della predicazione, ma l'ascolto è possibile se c'è chi predica Cristo. Il Natale ci ricorda con autorevolezza questa grande verità. Il Figlio di Dio, che si è fatto uno di noi e che è nato e vissuto in mezzo a noi, è stato inviato da Dio Padre con una finalità ben precisa, quella di salvare l'umanità dal peccato che divide, separa e crea morte, dal peccato che distrugge il suo piano di salvezza per noi, essere la famiglia dei figli di Dio. C'è un bisogno urgente di missionari del Vangelo, di persone che sentendosi amate da Dio, proclamino e testimonino con convinzione e forza interiore, lì dove ognuno si trova e in modi differenti, che l'amore di Dio è eterno, che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio, perché chi crede in Lui non muoia, ma abbia vita eterna. Fra i momenti e gli avvenimenti importanti che hanno segnato la vita della nostra famiglia saveriana in questo anno 2020, vorrei segnalare particolarmente i seguenti. Viviamo questo Natale in un contesto molto particolare, condizionato dalla pandemia Covid-19. È il momento di ricordare i confratelli, familiari e amici che ci hanno lasciato, iniziando così il santo viaggio dell'eternità. Ricordarli per ringraziare Dio per il dono delle loro vite, accogliendo in noi l'eredità preziosa attraverso la loro testimonianza che ci hanno lasciato. Che riposino nella pace del Signore. Un evento importante per la nostra famiglia è l'anno giubilare che abbiamo iniziato il passato 2 luglio 2020 e che si concluderà il 2 luglio 2021.
100 anni dall'approvazione delle nostre prime costituzioni da parte della Santa Sede. Dando la notizia ai carissimi missionari presenti e futuri della Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere, Monsignor Conforti li invitava a ringraziare il Signore per il dono ricevuto e allo stesso tempo richiamava l'attenzione sulla responsabilità grave e solenne che noi veniamo ora a contrarre per esso innanzi a Dio e alla Chiesa. Che questo anno giubilare sia veramente un tempo di grazia per la nostra famiglia, per poter crescere nella fedeltà alla vocazione saveriana e quindi nello zelo per annunciare e testimoniare che il bambino nato a Betlemme è la buona notizia per l'intera umanità. Un altro evento significativo, a immagine della nascita di un nuovo bambino in una famiglia, è la nuova presenza missionaria in un paese nuovo per noi, il Marocco. Si tratta di una presenza missionaria in un contesto maggioritariamente musulmano. I primi tre confratelli sono arrivati all'inizio di ottobre, iniziando così il loro inserimento in questa nuova e sfidante realtà missionaria. Ringraziamo il Signore per indicarci nuovi cammini missionari da percorrere, per aprirci frontiere, per darci fratelli e sorelle disposti ad accoglierci, per allargare l'amicizia e la fraternità al di là di noi stessi. Con questa nuova presenza saveriana in Marocco continuiamo a percorrere da protagonisti la strada indicata recentemente anche da Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti. Vi accompagniamo con la nostra fraternità e il nostro sostegno. Carissimi, tanti auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo 2021. Insieme, con gioia e riconoscenza a Dio, portiamo avanti il suo progetto di amore per noi tutti, fare del mondo una sola famiglia. Che sia conosciuto e amato da tutti il nostro Signore Gesù Cristo. San Guido Maria Conforti e San Francesco Saverio, pregate per noi. Che il Signore vi benedica.